Continuano ad aumentare le adesioni per Puliamo Massa, oggi 70 studenti respisti all'opera. Forza Italia e Fratelli d'Italia hanno sanzioni e morosità, togliete la festa della riscossa popolare dalle sacre. Bonus maternità, il consigliere Amorese illustra una proposta di Fratelli d'Italia a sostegno delle famiglie. Dichiarazione 730 precompilati online sul sito dell'Agenzia delle Entrate, ecco come fare. Sentinelle della legalità, gli studenti presentano i progetti in provincia, a ottobre saranno in regione. I promessi sposi e romanzi dell'Ottocento, performance itinerante degli studenti di classico tra i palazzi di Massa. Un saluto a tutti voi che ci seguite da casa e ben ritrovati al primo appuntamento per questa settimana con l'informazione di Antenna 3. Ha preso ufficialmente il via Puliamo Massa, settimana ecologica di ASMI, a cui stanno aderendo molte scuole, associazioni ed enti. Questa mattina all'opera i ragazzi del Liceo Palma e oggi un gruppo di vespisti, domani il sindacato UGL. Benedetta Bianchi. Cresce l'entusiasmo sia da parte di ASMI sia da parte della cittadinanza per l'iniziativa Puliamo Massa, promossa dall'azienda dei rifiuti in collaborazione con l'amministrazione comunale, aperta a chiunque voglia rendere più pulito un piccolo pezzetto di città. Stamani una settantina di studenti del liceo artistico e musicale Palma, accompagnati dai docenti, hanno dato il via ufficiale all'evento. Armati di guanti e sacchetti, hanno tolto i rifiuti nelle vicinanze dell'istituto, in Piazza Aranci, in Via Angelini. A fine mattinata hanno raccolto una cinquantina di sacchetti poi prelevati da Asmio. Nel pomeriggio invece si sono letteralmente attrezzati i vespisti, quelli della Vespa e il gruppo degli esercenti Marina Shopping. Rastrelli e decespugliatori alla mano, un mezzo ape per portare via i carichi, si sono trovati di fronte all'istituto alberghiero, circa un chilometro tra strada e scogliera, in cui è stato trovato ogni tipo di rifiuto, cartacce, lattine, plastica, legni portati dal mare. I partecipanti hanno tagliato anche l'erba sul ciglio della strada. Presente, e lo sarà a ogni iniziativa, il cartellone di ASMIU con l'hashtag Puliamo Massa e lo slogan Pensare globalmente e agire localmente. In questi giorni poi sarà realizzato il cartello Strada pulita, strada guarita, da esporre nelle zone oggetto degli interventi. Domani pomeriggio i lavoratori UGL all'interno di ASMIU e i rappresentanti del sindacato illustreranno via Tinelli. Domenica 12, per la giornata conclusiva, il sindaco Francesco Persiani e la sua giunta si ritroveranno in Piazza Aranci, mentre la Croce Oro Massa Carrara dà appuntamento alle 9 all'ingresso del Parco Fluviale del Frigido per riqualificare la passeggiata. Potenziato il servizio di pulizia al Cinquale. Il Comune di Montignoso dal 1 maggio fino alla fine di settembre, in accordo con Ersu, ha aumentato l'attività di spazzamento grazie ad un nuovo operatore attivo 6 giorni alla settimana. Come spiega l'assessore Massimo Poggi, permetterà maggiori interventi di controllo e pulizia sulla costa in previsione della stagione estiva, in merito alla quale, aggiunge, ci stiamo confrontando per soluzioni che possano affrontare il maggior carico di presenze previste, prima tra tutte il riposizionamento del punto di raccolta rifiuti. Nello stesso periodo è previsto anche un incremento dello svuotamento dei cestini, mentre nei mesi di luglio e agosto verrà svolto quotidianamente. Ed è stato provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco al bagno Nettuno di Marina di Massa, dove un incendio aveva già interessato la veranda del bar e del ristorante. È avvenuto stanotte intorno alle 2:20. È stato un passante a dare l'allarme. I vigili del fuoco sono intervenuti con 2 mezzi e 7 unità e sono servite 3 ore circa per spegnere le fiamme. Al momento però non è stato possibile stabilire la causa del rogo e indagano i carabinieri di Massa. L'intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si estendessero al resto del locale. Esposto di Forza Italia e Fratelli d'Italia sulla festa di riscossa popolare alla Comasca, chiedono l'esclusione della sagra dal calendario. Lo scorso anno si accamparono nel parco. Sentiamo.
È stata inserita nel calendario delle sagre estive la festa di riscossa popolare su richiesta del partito dei Carchi, in programma dall'11 al 17 agosto alla Comasca, ma Stefano Benedetti per Forza Italia e Alessandro Amorese, consigliere di Fratelli d'Italia, ne chiedono la rimozione con un esposto al dirigente Fabio Mercadante e al sindaco Francesco Persiani. I due consiglieri infatti fanno presente che la scorsa estate organizzatori e partecipanti occuparono con diverse tende da campeggio il campo da tiro con l'arco del parco. I CARC e il gestore furono sanzionati per circa 6.000 euro, importo che al momento non risulta essere stato ancora pagato, ricordano Benedetti Amorese. È bene precisare che in quel periodo ci furono diverse proteste di residenti e turisti, sia per il volume alto della musica, sia per gli orari notturni non rispettati, oltre all'affissione, dicono, su tutto il territorio di manifesti abusivi che pubblicizzavano l'evento. I rappresentanti di Forza Italia e Fratelli d'Italia inoltre sottolineano che gli stessi CARC occuparono anni fa un fondo di proprietà comunale in via Stradella, azione che sfociò in una denuncia e conseguente processo penale, e un immobile in via San Giuseppe Vecchio trasformato in palestra, per il quale è stata avviata la procedura di sgombero per occupazione senza titolo con una morosità di circa 300.000 euro. Nell'esposto si chiede che gli uffici, prima della stesura del calendario o al momento della presentazione della scia, tengano conto di tutti i criteri di valutazione, comprese le morosità e eventuali situazioni di illegittimità legate ai rapporti con l'ente pubblico, in particolare in presenza di cause civili o penali. Fratelli d'Italia propone misure in sostegno alle famiglie e illustra il bonus maternità da 500 a 1000 euro in base all'ISEE da spendere in prodotti per l'infanzia. Tutti i dettagli da Benedetta Bianchi. Il gruppo consigliare di Fratelli d'Italia presenterà alcuni progetti concreti dedicati alla famiglia. Intanto il capogruppo Alessandro Amorese anticipa le misure a sostegno della maternità, un vero e proprio bonus maternità che il Comune di Massa andrebbe ad erogare in base alla dichiarazione ISEE delle famiglie richiedenti, suddiviso in tre fasce, 1.000, 800 o 500 euro nell'arco di un anno. Il buono spesa sarebbe da utilizzare solo per prodotti per l'infanzia acquistabili in farmacia. Fratelli d'Italia dettaglia il progetto che andrà a proporre prossimamente. Un bando consentirebbe di accedere al bonus prevedendo la partecipazione di nuclei familiari con ISEE fino a 30.000 euro con almeno un bambino di età pari o inferiore a 3 anni. In base alla fascia il contributo ammonterebbe a 1.000 euro per le famiglie con ISEE inferiore a 10.000 euro, 800 euro per ISEE tra 10 e 20.000 e 500 per l'ultima fascia fino a 30.000 euro di ISEE. Per Fratelli d'Italia il bonus maternità sarebbe valido esclusivamente per l'acquisto di prodotti per l'infanzia, come medicinali, presidi medico-chirurgici, prodotti sanitari, alimenti, prodotti dietetici, integratori o alimenti speciali, prodotti per capelli o per l'igiene del bambino, prodotti per l'igiene dentale. Su come sarà strutturato il bando è in atto un confronto con l'amministrazione comunale, precisa Amorese. Nel nostro programma elettorale c'erano importanti impegni sull'aiuto alla famiglia e alla natalità e crediamo che il bonus maternità così elaborato possa risultare un fondamentale sostegno alle famiglie meno agiate. A Villa Cuturi ha presentato la sua candidatura alle elezioni europee Jacopo Ferri per Forza Italia nella circoscrizione Toscana, Umbria, Marche, Lazio. I temi principali delle 48 pagine del programma elettorale riguardano maggiori investimenti, politiche efficaci di asilo e sostegno ai paesi poveri, poteri al Parlamento europeo in modo da poter portare iniziative legislative italiane, una sola politica che aiuti a dialogare con Stati Uniti, Russia e Cina. E presenta il suo sostegno ai partiti comunisti, Operai d'Europa e il Partito Comunista di Massa, secondo cui l'attuale Unione Europea non è dei popoli e dei lavoratori, ma uno strumento nelle mani della finanza e delle multinazionali. Il PC ha sottolineato il suo sostegno ai movimenti ambientalisti, l'aspetto anticapitalista e le esigenze dei lavoratori e delle classi popolari. Per compilare la dichiarazione dei redditi ed inviare la documentazione è possibile accedere al sito dell'Agenzia delle Entrate dove si trova la dichiarazione precompilata. Ecco tutte le informazioni. In poco più di due settimane quasi 69.000 cittadini toscani hanno effettuato l'accesso all'Agenzia delle Entrate per consultare i dati della dichiarazione precompilata.
In totale sono 960 milioni dati precaricati dal fisco nelle dichiarazioni 2019, in crescita del 3,8% rispetto allo scorso anno e del 15 aprile, giorno in cui sono stati resi disponibili i modelli in modalità di consultazione. 1,2 milioni gli italiani hanno visualizzato la propria dichiarazione. Dal 2 maggio i contribuenti possono accettare, integrare o modificare il proprio 730, già compilato dall'Agenzia delle Entrate, e trasmetterlo direttamente dal proprio computer. Anche il modello Redditi potrà essere trasmesso dal 10 maggio al 30 settembre. È possibile utilizzare la funzionalità di compilazione semplificata per intervenire in modalità guidata su tutti i dati, ad esempio per aggiustare un onere detraibile o deducibile che non compare tra quelli già inseriti, o modificare gli importi delle spese sostenute. È possibile accedere online alla propria precompilata tramite le credenziali SPID, Sistema Pubblico per l'Identità Digitale, o con quelle dei servizi telematici delle entrate, Fisco Online. La dichiarazione si visualizza anche con le credenziali rilasciate dall'INPS e tramite Carta Nazionale dei Servizi. Su canale YouTube dell'Agenzia Entrate in Video è disponibile un tutorial che spiega tutti i passi da seguire ed è possibile trovare informazioni, date e scadenze sul sito, oltre all'assistenza, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 13 ai numeri 800 90 96 96 da rete fissa o 06 966 68907 da cellulare. Resta naturalmente la possibilità di rivolgersi a un CAF o delegare un professionista. Ci fermiamo per un breve spot pubblicitario, poi torniamo in studio con ancora tante informazioni. A tra poco. Mi hai preso per mano ed insegnato ad amare. Mi hai regalato emozioni e sogni. Il 12 maggio è la festa della mamma e MB Garden ti aspetta con una scelta variopinta di fioriture, tra cui trovare la pianta perfetta per emozionarla. Da MB Garden in via Aurelia Ovest a Massa c'è una serra di colori, profumi e la pianta perfetta per la mamma. La mia macchina! Bella, ma... Da revisionare! Non preoccuparti, Apuana Speedy è il centro revisioni per veicoli fino a 35 quintali, ciclomotori, scooter e motoveicoli. Controlli accurati con servizio totale su carrozzeria, officina, gommista, elettrauto. Unico centro autorizzato nel rilascio del bollino blu. Posso fidarmi? Tranquilla, prezzi chiari, personale qualificato, preventivi e pre-revisione gratuita. E tutto in 30 minuti, con revisione dei ciclomotori di qualsiasi cilindrata. Prenotate subito in una delle officine autorizzate o al centro revisioni autoveicoli Apuana Speedy, via Zara 810, Marina di Massa. La veranda sul mare. Sole, mare trasparente, pranzi in veranda o all'interno. Il ristorante è aperto tutti i giorni a pranzo e il venerdì e il sabato anche a cena. A disposizione qualunque sera della settimana su prenotazione. Il ristorante, con la sua meravigliosa veranda sul mare, si presta a cerimonie, matrimoni, cresime, comunioni, battesimi e compleanni, anche con menù personalizzati per vegetariani e celiaci. Franco ed Elena sono a vostra disposizione per organizzare la vostra festa con menù personalizzati a partire da 20 euro. La veranda sul mare, all'interno del bagno Stefania, lungomare Levante 56, Marina di Massa. Telefono 338 756 27 74. Noi abbiamo scelto di tenerti aggiornato sui fatti della provincia. Più di 35.000 telespettatori ogni giorno scelgono Antenna 3, la televisione di casa tua. Chi altro? I giovani sentinelle della legalità, progetto della Fondazione Caponnetto, hanno illustrato idee e progetti alla provincia di Massa Carrara. Ad ottobre lo faranno in regione. Ce ne parla Benedetta Bianchi.
Il progetto Sentinelle della Legalità, avviato dalla Fondazione Caponnetto in collaborazione con il MIUR in alcune scuole della provincia, ha raggiunto la seconda fase in cui gli studenti hanno illustrato le proprie idee legate alla tutela del territorio nella sala della Resistenza di Palazzo Ducale di fronte al consigliere Stefano Alberti in rappresentanza dell'ente provinciale. Le classi degli istituti Montessori Repetti e della Tagliercio di Carrara e del liceo Classico Leopardi di Aulla nel mese di marzo avevano già presentato i lavori ai rispettivi comuni e a ottobre lo faranno a Firenze davanti ai rappresentanti della regione toscana e parlamentari. L'obiettivo, come indica il nome, è rendere i giovani sentinelle, attenti a ciò che accade e a non girarsi dall'altra parte ma essere parte attiva, come sottolineato da Domenico Billotta, coordinatore nazionale. Una lotta seria alla mafia e alla corruzione frutterebbe 450 miliardi di euro, ha dichiarato. La buona politica c'è e dobbiamo farla emergere. E anche voi dovete esigere i vostri diritti, perché se il popolo sta in silenzio diventa complice. Carrara by bike su trasporti pubblici e piste ciclabili è stato il tema dei giovani della Tagliercio. Hanno analizzato i vari mezzi di trasporto ritenendo la bicicletta quello più accessibile e sostenibile, ma constatando che a Carrara ci sono poche piste ciclabili e dove presenti dissestate. Ecco allora la proposta di una ciclabile tra Viale 20 Settembre, Via Aurelia, Viale Galilei, Viale Colombo che si unisca a Marina di Massa e una tra Via Venezia, Via Cavallotti, Via Fiorillo e gli argini del Carrione. È stata già presa in considerazione dal comune d'Aulla, presente oggi il consigliere Achille Fiorentini. L'idea dei ragazzi del classico per abbellire i 2 chilometri di muro di contenimento con i murales di famosi street artist, ma hanno anche pensato alla realizzazione di un cinema teatro che fu distrutto dall'alluvione in Piazza Roma, utilizzata fino a pochi mesi fa per i container delle scuole. E poi l'ambiente: ripercorrendo il caso Cimeco, hanno proposto il recupero della zona magari con fondi europei per un parco ecologico e un centro policulturale. Infine, gli studenti del Montessori hanno realizzato un video con interviste e sopralluoghi sull'assenza di cinema e teatri a Carrara. C'è bisogno di avvicinare i giovani alla politica perché portano innovazione, ha detto Alberti. Senza legalità non ci sono libertà e diritti ed è importante quindi che torni a essere un valore fondamentale della vita quotidiana. A conclusione del progetto Un'idea di Europa, il 10 maggio gli studenti del liceo classico di Massa porteranno in scena nei palazzi storici della città I Promessi Sposi e Romanzi dell'Ottocento, una performance itinerante che comprenderà degustazioni, una mostra e canti a Palazzo Ducale. Ascoltiamo l'intervista. Sono la professoressa Rosaria Bonotti del liceo classico di Massa e siamo arrivati alla conclusione del progetto del liceo classico di Massa in rete con il liceo scientifico Enrico Fermi e con l'istituto Malaspina Staffetti in collaborazione con l'istituto alberghiero e il liceo musicale Palma. Questo progetto, quindi, che vede in rete tutte queste scuole, quest'anno ha trattato il problema dell'Europa in vista appunto anche delle elezioni europee. Abbiamo presentato ai ragazzi un tema che possa appunto svilupparsi sia da un punto di vista, diciamo, dell'attualità, della contemporaneità, e sia da un punto di vista delle origini di questa idea di Europa. Pertanto, attraverso un anno di lavoro che ha visto lezioni propedeutiche sull'Europa e anche un cineforum, ma diciamo anche una visita alle istituzioni del Parlamento europeo, siamo arrivati alla conclusione con due performance. Una performance che si terrà il 9 maggio in liceo classico di Massa nell'Aula Magna, e in cui si discuterà se si può fare a meno dell'Europa, se è possibile fare a meno dell'Europa, e ci saranno dei relatori intervistati dagli alunni, al termine del quale saranno presentati canti, l'inno nazionale ed europeo e La vita è bella da parte degli alunni della Staffetti, guidati da Maria Rosaria Ferri. Il 10 invece ci sarà la performance conclusiva del nostro progetto, che è Un'idea di Europa nei palazzi di Massa. Abbiamo voluto prendere come punto di riferimento il romanzo dei Promessi Sposi e lo abbiamo interpretato come primo romanzo, prima opera europea del nostro paese, quindi non solo i Promessi Sposi come opera nazionale, ma come prima opera europea, e abbiamo confrontato questo testo insieme a tutti i testi della letteratura europea dell'Ottocento. Quindi
ragazzi faranno delle performance di vari capitoli dei Promessi Sposi e le faranno nei palazzi di privati del centro di Massa. Si finirà poi a Palazzo Ducale con due appuntamenti alle 11:30 e alle 17:30 con i cori di Biancalana del liceo musicale e delle degustazioni tratte dalle ricette dell'Artusi, quindi un ricettario 1800 a Palazzo Ducale da parte dell'alberghiero. L'Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna, in occasione della Festa della Mamma, promuove un Open Day dedicato alle malattie reumatiche autoimmuni. L'azienda USR Toscana Nord-Ovest aderisce a questa iniziativa. A Carrara, nell'unità operativa di reumatologia del Centro Polispecialistico Achille Sicari, in Piazza Sacco e Vanzetti, venerdì 10 maggio, dalle 8:30 alle 10, si potrà accedere direttamente al servizio per aderire ad uno screening gratuito rivolto alle donne senza bisogno di prenotazione. Le malattie reumatiche autoimmuni sono patologie tipicamente femminili e che spesso si manifestano tra i 15 e i 45 anni, quindi nel periodo più florido e produttivo, condizionando la qualità di vita delle donne. Rappresentano un gruppo estremamente eterogeneo di malattie e si presentano con espressione e gravità differenti, colpendo più di 3,5 milioni di italiane. I servizi offerti dagli ospedali saranno consultabili a partire dal 29 aprile, quindi sono già consultabili sul sito www.bollinirosa.it, dove sarà possibile visualizzare l'elenco dei centri aderenti con indicazioni su orari e modalità di prenotazione. Domani in via Casola, vicino alla COP di Avenza, partirà un nuovo mercatino biologico e tipico con i produttori che dal 2008 sono a Carrara in piazza delle Erbe il sabato e da un anno e mezzo a Marina di Carrara in piazza Menconi il giovedì mattina. Il mercato è organizzato dal Comune di Carrara insieme ai produttori e all'associazione Crisoperla. L'inaugurazione vera e propria sarà martedì 14 maggio. In chiusura allo sport, la semifinale di andata dei playoff di calcio a 5 che ha visto protagoniste le formazioni del Bagnolo e del Città di Massa è finita in pareggio 3-3 alla fine dei 40 minuti di gioco. Un campo complicato per il Città di Massa che non è mai riuscito a sovrastare del tutto in questo campionato, ma che comunque è riuscito a dominare e tenere sotto controllo almeno nella partita di ieri pomeriggio. Sabato prossimo giocherà il ritorno in casa Puana, solo lì potremo scoprire chi si aggiudicherà la finale. I ragazzi di Mister Garzelli sono comunque molto carichi e giocheranno ad alti livelli come hanno dimostrato durante tutto il girone di ritorno di campionato che li ha visti conquistarsi il secondo posto in classifica senza aver mai perso un match. La gara di ritorno sarà sabato prossimo, quindi 11 maggio, alla Tenso Struttura Colline Massesi alle 16, gara valevole per giocare la finale dei playoff. Ed ora vediamo insieme che tempo farà nei prossimi giorni. Il meteo è presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Previsioni per martedì 7 maggio. Cielo sereno poco nuvoloso con temperature in ulteriore lieve calo, venti che soffiano moderati e mare poco mosso. Mercoledì un ritorno ad un tempo instabile con nuvolosità sparsa e possibili brevi rovesci, ma temperature in leggera ripresa. I venti soffiano tesi e il mare torna mosso. Graduali schiarite nei giorni successivi con un miglioramento anche delle temperature. I venti invece restano moderati e il mare mosso. Per ulteriori aggiornamenti visitate il sito www.metapuane.it. Il meteo è stato presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Via Marina Vecchia 5. Ti aspettiamo! Per questa edizione è tutto, io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia, vi do appuntamento alle prossime edizioni. Buon proseguimento e arrivederci.